Luis Suarez non parte, Ricky. Luis Suarez non parte. Sì! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e sono qui per il secondo episodio della nostra carriera alternata che facciamo io e Ricky. Spero che abbiate visto il primo episodio fatto da Ricky, comunque lo trovate ovviamente nel canale. Siamo qui con il nostro Barcellona post Neymar che dobbiamo ancora vendere, vi ricordo. Questo è il modulo che utilizzerà Ricky. Io adesso andrò a farmi un mio schema, un mio modulo. Quindi ci facciamo il nostro schema Leo, ovviamente. Io utilizzerò molto più probabilmente il 4-2-3-1, è il modulo che voglio utilizzare, il modulo in cui mi sto trovando molto bene anche su Ultimate Team, quindi lo volevo riproporre per questo Barcellona. Quindi il 4-2-3-1 stretto comunque, con punta ovviamente non ci sarà Neymar che sarà in tribuna visto che lo dobbiamo vendere, Suarez, Messi più probabilmente a destra come CLC a destra, Iniesta come CLC centrale. E al posto di Neymar dovremo comprare sicuramente qualcuno, per il momento andiamo a mettere Rafinha, sia un centrocampista centrale, un centrocampista offensivo centrale secondo me, che un CDC, che però potrebbe essere anche un esterno, un COC barra esterno, per poter utilizzare sia il 4-2-3-1 stretto che il 4-2-3-1 largo, oppure anche altri moduli tipo il 4-3-2-1, insomma in base ai giocatori che avremo. Poi il resto dei giocatori va più o meno bene così, dovremo prendere anche un terzino destro perché né Vidal né Roberto mi piacciono più di tanto come terzini. Mathieu io direi di andare a vendere pure lui per rendere la carriera il più realistica possibile e direi anche di andare a fare degli acquisti mirati. Comunque per il momento questa è la squadra. Duran è un ottimo innesto, anzi potrei direttamente metterlo come COC perché comunque ha della buona qualità lì in mezzo al campo, e adesso andiamo a aggiustare un pochino il mercato. Non avevo visto gli aggiornamenti di Ricky, avevo visto solo che aveva messo Iniesta sul mercato, cioè aveva messo Neymar sul mercato, lui mette pure Iniesta sul mercato, non so cosa voglia dire. Io lo levo dal mercato Iniesta perché non lo voglio vendere, quindi lo rimuovo dalla lista di trasferimenti. Sarà tutto un battibeccarsi qui sul mercato assolutamente. Masip pure è andato via. Arda Turan, a me piace Arda Turan sinceramente, quindi potrei anche rimuoverlo dalla lista di trasferimenti per il momento. Mathieu, Masip, ok, Vidal ci può anche stare alla fine, e Neymar ovviamente. Quindi andiamo a impostare un pochino il mercato, iniziare un pochino il mercato. Ok, anche lo staff l'ha aggiustato Ricky, quindi per il momento va bene. Andiamo direttamente ai trasferimenti, quindi cerchiamo i giocatori. Io vado su due possibili acquisti del vero Barcellona, che sono Ousmane Dembélé e Philippe Coutinho. Quindi andiamo sia su Dembélé che su Coutinho per vedere quale dei due può essere più avvezzo a venire al Barcellona. Quindi Ousmane Dembélé andiamo a aggiungere il mio lista preferiti e chiedere informazioni, poi faremo l'offerta più in là, e poi andiamo anche a seguire Philippe Coutinho. Quindi Philippe Coutinho, eccolo qui alla sinistra, che proprio può giocare anche COC, è perfetto per quel COC di sinistra, è secondo me uno dei giocatori più vicini al Barcellona, e quindi chiedo informazioni anche su Philippe Coutinho. È già tra i preferiti, quindi bene, bene, Ricky già sta lavorando sulla onda giusta. Poi vorrei anche andare a cercare un bel CDC, ovvero Marcolino Verratti. Marcolino Verratti secondo me, a cui chiedere informazioni anche se costa abbastanza, 50 milioni di valore, però un 86 di overall, cresce molto bene, 23 anni, è un po' basso, però abbiamo già Busquets per l'altezza, e quindi per il momento va bene così. Altro giocatore secondo me da Barcellona è Paul Pogba, assolutamente da Barcellona, lui vale ancora di più ovviamente, è più forte, può giocare sia come trequartista che come CDC, quindi va benissimo. Lo aggiungiamo alla nostra lista di preferiti e chiediamo informazioni. Vogliamo vedere un pochino se è fattibile un trasferimento con Pogba, potremmo anche fare uno scambio con Neymar, magari se loro ci danno un bel conguaglio economico, perché Neymar vale un pochino di più di Pogba. Steven Nzonzi può essere un'altra buona alternativa per un CDC, questa volta un po' più difensivo,
Quindi aggiungiamo anche lui alla nostra lista di trasferimenti e chiediamo informazioni. Lui vale un po' meno, è un 83 di overall, quindi ci può anche stare come overall un 83. Va comunque bene, 27 anni, quindi non cresce più di tanto, però è molto solido, magari per dare un po' di fiato a Busquets, che tutte le partite non può giocare, e anche perché Busquets è un po' lento, quindi insomma non so quanto riuscirò ad utilizzarlo, perché non rientro proprio nel mio stile di gioco. Andiamo a prenderci anche a chiedere informazioni su un paio di difensori centrali e poi andiamo a fare le nostre prime due partite. Voglio rimanere sul Manchester United e andare a prendere un giocatore che a me piace tantissimo, che è Eric Bailly, che non dovrebbe nemmeno costare troppo, 28 milioni, molto giovane, 22 anni, può crescere molto bene come difensore centrale, alto, forte fisicamente, veloce, insomma un difensore centrale secondo me perfetto e di buona prospettiva. Per il momento voglio chiedere anche un terzino, che tra l'altro è stato già acquistato dal Barcellona, quindi volevo essere il più realistico possibile andando a cercare di prendere Nelson Semedo. È molto buono come giocatore, veloce, un buon overall, dovrebbe essere intorno a 77-78 se non erro, e comunque è un acquisto del Barcellona che volevo andare a replicare, anche perché come terzino destro né Roberto Vidal un pochino meglio perché è veloce, però insomma avere un cambio come Nelson Semedo, giovane che può crescere molto bene, direi che è ottimo. Per il momento facciamo basta con le nostre ricerche, come vedete la nostra lista preferiti si è già ampliata, non con tanti nomi per il momento, non voglio esagerare. Nelson Semedo, Bailey, Nzonzi, Dembélé, Verratti, Pogba, Coutinho, un po' a tutto campo. Come vedete non ci sono attaccanti punte, perché comunque Suarez lo voglio assolutamente tenere, lo voglio assolutamente valorizzare perché è un giocatore che io adoro, però potremmo anche, perché no, andare a cercare una punta. Osman Dembélé secondo me può fare tutti i ruoli del mondo, quindi lo posso mettere come COC, sia centrale che a destra che a sinistra, che anche come punta, secondo me può fare tutti i ruoli. Quindi io direi di andare avanti e di giocare la prima partita della stagione contro il Manchester United. Ovviamente a loro facciamo mettere la maglia bianca, almeno non ci confondiamo. Andiamo a gestire un pochino la nostra squadra, che per il momento va bene così. Mi volevo portare anche Vidal in panchina, c'è Paco Alcacer che ha un buon cambio, e poi Mathieu, Neymar e Suarez non li vedo per il momento da rosa, e quindi li mettiamo in tribuna. Andiamo con la prima partita con la nostra formazione titolare, vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, tutto pronto per l'esordio di questo Barcellona post Neymar nella carriera alternata di me e Ricky contro il Manchester United, quindi subito una super sfida al BC Place Stadium, anche qui Phil Jones e il nostro Gerard Piqueton pronti, carichi a molla per questa prima partita, questo esordio stagionale del Barcellona. Arda Turan ancora per Iniesta di tacco, ancora fanno girare bene il pallone, palla in mezzo per Iniesta, può provare il tiro Iniesta, impegna, non è De Gea, penso sia Romero. Aia, oddio, cosa diavolo è successo, non ho capito niente, però va bene. Qui Suarez, buono per Iniesta, Iniesta per Rakitic, non filtrano né uno né l'altro passaggio, quindi finiamo il primo tempo sullo 0-0. Manchester United che sta giocando molto bene, anche noi comunque ce la stiamo cavando. Non siamo arrivati ancora al tiro, penso, però per il momento ci sta come risultato. Volevo provare a inserire Rafinha e magari levare Rakitic al retro, Iniesta, anzi no, Arda Turan, metto Rafinha un po' sulla fascia, Iniesta ancora centrale. Buono Busquets. Sei infortunato Jordi Alba, ottimo, sarà contento anche Ricky. Per fortuna mi sono portato Digne in panchina, ma Jordi Alba si rompe subito. Bene così, perfetto. Arda Turan aspetta l'inserimento, arriva di Rafinha. Rafinha, dai che sei fresco, bravo Rafinha, in mezzo per Arda Turan. C'è il filtrante, ottimo, pellusito Suarez che non riesce a appoggiarla in porta. A 5 dalla fine, spreca una grandissima occasione Luisito Suarez. Attenzione qui, un TT qui deve chiudere. Oddio, meno male, c'è la deviazione, testa che può fare partire l'azione, ma finisce qua la partita 0-0. Non è male, ve lo dico, anche perché l'avversario era molto tosto, il Manchester United, quindi andiamo avanti, molto equilibrato come partita. Abbiamo avuto quella ultima occasione, 5 dalla fine, con Luisito Suarez che l'ha sprecata veramente male, anzi l'abbiamo sprecata veramente male. Non sono interessati per Dembélé, però noi ci possiamo provare lo stesso. Digne 91 milioni, grazie Flop. Verratti non è in vendita per nessuna cifra, ma proveremo comunque a comprarlo.
idem per Nzonzi, eppure Belli è da poco arrivato. Semedo 31 milioni, va bene. Gerrard è stato accettato l'offerta di rinnovo e si è infortunato per 3 mesi Jordi Alba, ottimo, quindi in teoria dovremmo anche puntare a un terzino sinistro, anche se Semedo secondo me potrebbe fare entrambe le fasce. 31 milioni sono veramente eccessivi, quindi 18 milioni e mezzo secondo me è una buona offerta, ci sta. Abbiamo per il momento 175 milioni, ma ricordiamoci che dobbiamo vendere Neymar, quindi avanziamo l'offerta per Nelson Semedo e andiamo avanti con le altre trattative. Philippe Coutinho, 91 milioni sono veramente tanti, quindi proviamo a cercare una contropartita tecnica che potrebbe essere Jérémy Mathieu. Mathieu che io vorrei vendere, quindi per 10 milioni secondo me è un buon valore, ovviamente non possiamo dargli troppo, proviamo con 40 milioni più Mathieu, secondo me sarebbe una buonissima trattativa. Philippe Coutinho che io adoro, io da interista poi guarda, non ne parliamo. Io comunque un po' di offerte a Bailey, Verratti eccetera li voglio fare, quindi per Bailey che ha un valore di 28 milioni io offro, facciamo 20 milioni e sentiamo un po' cosa dice lo United. 20 milioni secchi secondo me potrebbe essere anche una buona offerta. Poi Nzonzi ovviamente molto meno, però un primo sondaggio da 12 milioni come direbbe Ricky lo possiamo fare, quindi anche Nzonzi è andato come offerta. Adesso abbiamo Dembélé, Verratti e Pogba, pure lui un sondaggino da 10 milioni non glielo toglie nessuno. 38 milioni sentiamo cosa dicono e infine andiamo a offrire un contratto anche per Pogba che costa un pochino di più, proviamo con 50 milioni e sentiamo cosa dicono. Sicuramente non accetteranno 50 milioni così secchi per Pogba, però noi ci proviamo, quindi le nostre offerte sono state fatte, possiamo avanzare alla prossima partita aspettando qualche risposta. Dovrai sborsare tra i 63 e i 75, quindi io provo con 50 più Mathieu, guardiamo se sono interessati a Mathieu che è francese, potrebbe tornare comodo a Paris Saint Germain. 50 milioni è una buona offerta. Nzonzi pure tra i 23 e i 27 non è comunque male come richiesta, io proverei un 18 milioni per sentire un pochino cosa dicono. Siamo saliti dai 12 che avevamo offerto inizialmente a 18, non ha intenzione di andarsene, va bene. E se gli offrissi 80 milioni a Pogba? Andiamo se dicono qualcosa con 80 milioni per Pogba. Verratti, va bene, abbiamo già fatto l'offerta. Coutinho dobbiamo rifarla, chiedono 91 milioni, quindi proviamo a 70 con Mathieu, vediamo se iniziano a pensarci. Quindi anche lui è andato, andiamo con Bailey che è l'ultimo che ci rimarrebbe, 28 milioni che è praticamente il suo valore, potrebbe anche andarsene via dallo United, quindi continuiamo a avanzare in questo mercato che si fa tosto. Andiamo anche a fare gli allenamenti, vediamo se la sessione precedente mi piace, sì non è male, per il momento lascerei questa di Ricky che non è male, dai, si è comportato abbastanza bene, ci metterei anche Sergio Roberto che io lo allenerei un pochino. Però andiamo a simulare tutto e guardiamo se almeno Rafinha sale 81, visto che era molto vicino. Non sembra, no, nessuno sale, quindi va bene. Aspettiamo, saliranno con calma. Andiamo alla prossima partita contro l'Arsenal, quindi un'altra ottima sfida. Abbiamo un'offerta per Alex Carbonell, sinceramente preso per 2 anni, ma vacci tranquillamente. Abbiamo 193 milioni, sono tantissimi. Anzi, prima di giocare la partita volevo fare un'offerta matta per Alessandro che potrebbe essere un buon innesto assolutamente, magari mandargli subito 30 milioni diretti e vedere cosa dicono. Perché? Perché Jordi Alba si è infortunato per 3 mesi, quindi per inizio stagione non ci sarebbe. Digne, se dovesse arrivare Alessandro, potrebbe anche partire tranquillamente per come la penso io. Quindi andiamo a giocarci la nostra partita contro l'Arsenal e metterei Rafinha che ha giocato un pochino meno, Messi lo teniamo, anzi lo mettiamo al centro del gioco, vediamo qui come si comporta, Suarez unica punta, andiamo nel match.
Eccoci qui per la seconda partita contro l'Arsenal. Contro l'Arsenal di Ozil, noi abbiamo il Barcellona di Messi. Noi siamo più forti, tranquilli, tranquilli ragazzi, questa la vinciamo. Attenzione per la ripartenza, ma c'è Vidal che chiude molto bene. Messi qui deve aprire di prima per Denis Suarez. Può andare, c'è l'altro Suarez in mezzo. E la passa Denis, buono qui, volevo passarla di prima io. Peccato, peccato. Vai Messi, il tiro a giro. Abbiamo provato. Finisce anche il primo tempo sullo 0-0. Un pochino più in palla rispetto alla United. Abbiamo più in mano il gioco questa volta. Però ancora non è arrivata l'occasione giusta. Intanto Aaron Ramsey, quindi non mi tocco. Ancora Mascherano, c'è Silesen su questa palla. Proviamo a ripartire, ma sta che fischierà qui l'arbitro. Infatti fischia, nonostante il controllo bellissimo di Busquets. Un altro 0-0. Quindi devo dire, avete visto belle partite. Sono tempo è stato un po' chiuso, è stato un po' difficile arrivare in porta, quindi va bene anche così, va bene anche lo 0-0, però dovremo puntare purtroppo su Ricky per passare il turno di questa coppa precampionato. Tanto io avanzerei fino alla prossima partita contro Whitecaps, che giocherà Ricky, ve lo ricordo. Offerta troppo bassa del Benfica, prezzo del cartellino è 31 milioni, posso tentare offerte migliori, proviamo con 25 milioni, dai, 25 milioni già è una buonissima offerta per un terzino che comunque non ha un overall altissimo. Poi è stata arrivata un'offerta per Ter Stegen, ma 36 milioni sono tanti, ma io la rifiuterei perché io punterei molto su Ter Stegen. Sui portieri io non farei cambio perché Ter Stegen e Silesen vanno più che bene. Che arrivi qualche offerta. Offerta rifiutata, offerta troppo bassa, offerta troppo bassa, offerta rifiutata, la sua richiesta per Alessandro, 56 milioni, bene. E provo 100 milioni per Paul Pogba, 100 milioni per Pogba. Abbiamo anche una nuova offerta per Bailly da 35 milioni, io voglio stare fisso sui miei giocatori per il momento, poi il prossimo turno lo farò magari con più mirato, con più giocatori, però questa volta voglio provare a prendere quelli che voglio veramente. Possiamo provare con 45 milioni per Alessandro. Non sarebbe male, sarebbe un bel colpo. 35 milioni sono un po' troppi per Nzonzi. Posso dartene 27 di più, non penso proprio, perché 27 anni, 83 di overall, insomma. Provare con 60 milioni secchi per Marcolino Verratti, che sarebbe un gran bel colpo. Proviamo 20 milioni per Dembélé. Anche se non so se ce lo vogliono dare veramente. L'ultimo giorno, vediamo se arrivano mail. Sì, 3 mail. Offerta accettata al Benfica e dal Liverpool. Ottimo. 70 milioni con Mathieu per Coutinho e 25 milioni secchi per Semedo. Quindi andiamo a offrire i due contratti. Quindi 4 anni. Giocatore importante prima squadra, perché io lo vorrei mettere come terzino titolare. Quindi avanziamo con Semedo e poi andiamo anche per Coutinho, 70 milioni per Coutinho, secondo me è una buona offerta, lo stipendio è altissimo, veramente altissimo, però se mandiamo via Neymar comunque ci rientra abbastanza di stipendio, quindi 275 mila euro a settimana, che poverino, 3 anni e ovviamente giocatore chiave prima squadra perché sarebbe titolarissimo. Quindi abbiamo due trattative in corso, ottimo. Oltre a un'offerta per Luis Suarez, che 95 milioni e mezzo dallo United, rifiutiamo assolutamente. Luis Suarez non parte, Ricky. Luis Suarez non parte. Quindi direi che per il momento può andare così. Nel tabellone siamo al momento terzi a pari merito dello United, che ha pareggiato anche con il Whitecaps, che ha perso a sua volta dell'Arsenal, che è primo. Quindi in realtà dovremmo vedere anche cosa fanno Arsenal e United, però con una vittoria di Ricky contro il Vancouver Whitecaps FC, come lo vogliamo chiamare, che è la squadra più scarsa del girone. Speriamo ce la faccia e speriamo di passare questo tabellone. Io invito a lasciare un bel mi piace per supportare al meglio questa serie, che spero che vi piaccia, che a noi piace tantissimo l'idea, che a quanto ne sappiamo non è mai stata portata su YouTube, quindi siamo più che orgogliosi di questa nostra idea. Invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare alla pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione. Io vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.